bella vittoria, mamma mia che bello. Oh. Ah, 3-1. 3-1 meritato. È stata una bella Inter, finalmente. Divertente, emozionante. E sono contento, va, finalmente si sono svegliati, mamma mia, era ora, perché veramente non se ne poteva più. E, tre punti veramente importanti ci permettono di crederci ancora fino alla fine, mancano un bel po' di partite e scontri diretti, quindi... Oh, che dire, non ci esaltiamo, però vabbè, contro Palermo, vabbè, Palermo non è una... non è in un buon momento, quindi diciamo che mentalmente l'Inter è stata più capace, insomma. Li vedevo comunque abbastanza, cioè comunque presi bene, nel senso, a parte che poi dopo il 2-1, comunque quando ho fatto il 2-1 in Palermo mi sono preso un attimo male, metti che questi qua pareggiano, perché comunque abbiamo iniziato che il secondo tempo che abbiamo rischiato, però poi dopo il 3-1 che di Perisic poi tra l'altro sta veramente piacendo, proprio si vede che proprio che comunque, ma è sempre stato uno di quelli che si impegna, Perisic, non è che... Però adesso sembra che ci sia più coerenza comunque con la squadra, ecco. Anche lì Aic ha trovato più, riesce a trovare un po' più di spazi, con Dogbia mi è piaciuto anche tanto. E, difesa, beh, Miranda, Murillo, D'Ambrosio ha fatto qualche cappella, Nagatomo comunque uno che corre. Medel è uno che sempre lotta, sempre dall'inizio alla fine, c'è poco da fare, nel senso, alla fine Palacio anche, no, nel complesso comunque si vede che c'è la mentalità è cambiata e sono contento che finalmente sembra che sia stata ritrovata, insomma, un po' di carattere, diciamo. E prossimo contro Bologna, sempre in casa, speriamo di continuare così. Io adesso non voglio esaltarmi troppo, perché comunque una cosa da partire dopo la semifinale di Coppa Italia, sembra che abbiamo trovato appunto questa spinta di carattere improvviso dopo questo sblocco, che spero che duri fino alla fine, perché il terzo posto è troppo lontano adesso, non si può parlare per sta Roma che non è, vince sempre, e che dobbiamo trovare una serie positiva di risultati per vincere sempre, perché sennò poi non prendiamo più nessuno, ecco. Quindi niente, oh, bella Inter, non ho niente da aggiungere, finalmente ci siamo sbloccati. Un Perisic magnifico, segna pure. Icardi ha fatto il suo. Con Dogbia sembra che si sia ritrovato. Però vabbè, abbiamo incontrato Palermo, quindi non. Io vorrei vedere contro la Roma cosa siamo in grado di fare stavolta. E niente. Cerchiamo di continuare così. Ci servono un bel po' di risultati positivi, un bel po' di vittorie consecutive, in modo che riusciamo a andare più su possibile. Vediamo dove saremo in grado di arrivare. Questa è la giusta mentalità. Questa è la giusta mentalità e il giusto carattere. Solo questo. Ragazzi, forza Inter, avanti così. Arrivederci.